Internet annulla le distanze e mai come durante il lockdown ce ne siamo accorti. A dirlo è Giorgia Carena, anima della stazione della musica di Besnate, che ai nostri microfoni racconta come la scuola si sia adeguata alle regole imposte dalla pandemia, mantenendo attivi i suoi corsi, rigorosamente in rete, e garantendo un servizio di qualità a tutti i suoi alunni. I risultati sono stati ottimi, spiega, per questo abbiamo deciso di mantenere attive anche le proposte in internet, che andranno d'ora in poi ad affiancare quelle tradizionali in aula. È stata in realtà un'esperienza che abbiamo considerato così positiva da lasciarla comunque come la possibilità di un corso, quindi a partire da settembre qui da noi sarà possibile anche scegliere di fare le lezioni online. Ci sono stati dei risvolti estremamente positivi però in queste lezioni online, al di là delle difficoltà tecniche iniziali che sono state non poche, però abbiamo trovato che l'alunno davanti al monitor ha manifestato comunque anche una concentrazione, una capacità di attenzione superiore a quella della lezione in presenza. Diciamo che questa fase ha imposto una serie di cambiamenti, forse li ha anche un po' velocizzati, quindi non è stato tutto negativo ciò che è derivato dal coronavirus, anzi ci sono state proprio queste nuove attività, queste nuove proposte riguardano il tuo settore, ma non soltanto, ed è giusto continuare su questa strada, quindi investire su questi cambiamenti che potranno essere così validi e utili per il futuro. Sì, esatto. Allora, quello che io ho trovato più positivo è la possibilità di fare lezioni a persone che sono distanti. So che può sembrare banale, però spesso si rivolgono a noi allievi che poi a causa appunto delle difficoltà o perché non sono autonomi o perché appunto per mille ragioni anche legate agli impegni, al lavoro, non riescono a recarsi a scuola, e questa è la motivazione per cui questo lockdown ha creato l'opportunità invece di rivolgersi anche ad allievi, per assurdo anche oltreoceano, insomma ovunque nel mondo, quindi attiveremo anche dei nuovi corsi da settembre.